Benvenuti alla edizione virtuale del quotidiano online Fermo News del 24 aprile 2023. 180 secondi di notizie fuori dal coro. Continua la svendita del patrimonio pubblico della città di Fermo. Dopo la vendita da parte del comune di due prestigiosi immobili presenti nel Parco del Girfalco, la Casa del Custode e la Casina delle Rose, ora una partecipata pubblica, la Steat Spa, ha messo in vendita l'area Santa Lucia e l'area del Monte Cacciù. I migliori immobili della città passano così in mano privata, e alla collettività resterà poco, o nulla. Un finto braccio mozzato, lasciato su un parabrezza di un'auto, con la scritta «Questo è il vigile che ha provato a multare i residenti», ha riportato alla luce il problema dell'eccessivo numero di permessi a parcheggiare rilasciati dal comune di Fermo. Sono infatti oltre 2.500, i permessi rilasciati a fronte di poche centinaia di parcheggi con disco orario, innescando la protesta dei residenti. Protestano i turisti che visitano la città di Fermo, per l'assenza di bagni pubblici. Il comune infatti, con la vendita della Casa del Custode, ha ceduto anche i bagni pubblici che erano costati alla giunta Brambatti oltre 59.000 euro, senza prevedere una valida alternativa. Per questa edizione è tutto. Per approfondimenti o maggiori informazioni potete consultare la versione integrale presente all'indirizzo internet www.fermonews.it. Buon proseguimento di settimana!